Giulio De Niro. Benvenuto e buongiorno tra di noi. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Buongiorno. Allora, io quando parlo di poeti mi ricordo, che so, i Leopardi di E navigarmi dolce in questo mare o qualcosa del genere. Ma invece lei ha avuto l'occasione di essere baciato da ben due vocazioni. Una la professione che conduce e la seconda questa di metter giù parole che entrano nell'anima, perché questo è un po' il significato del fare il poeta. Come è nata questa idea? Allora, intanto io la ringrazio per l'opportunità, gentilissima. Quando si parla di poesia, sembra sempre che la poesia sia qualcosa di lontano, così, una specie di posto di elite in cui è difficile accedere. Io non credo che sia così. Io penso che poi in fondo la poesia sia negli occhi di chi guarda il mondo, e quindi è un problema di sensibilità. Per quanto riguarda l'appellativo poeta, lei è stata gentilissima. No, i poeti sono un'altra cosa. Io cerco, dico sempre che scrivo, io scrivo da sempre, da quando ero ragazzo, e le mie sono traduzioni del cuore. Perché si scrive? Le motivazioni sono tantissime, potrei dirle semplicemente che è un viaggio nella conoscenza di se stessi che ti dà la possibilità di conoscere gli altri attraverso le emozioni, i sentimenti, la nostalgia. C'è una grandissima poetessa che è polacca, la Wisława Szymborska, premio Nobel ottenuto per la poesia, che diceva sempre: occorrerebbe scrivere togliendosi le ali e cercando di scrivere a piedi, non con i piedi, a piedi. Cioè, ci mancherebbe altro. Scrivere a piedi, cioè questo cercare gli altri attraverso le emozioni che accomunano da sempre gli uomini. Penso che in questo tempo, probabilmente, cercare le cose buone, cercare i sorrisi e cercare gli abbracci sia una cosa importante e che possa aiutare tutti. Ma infatti è stata istituita anche una bella giornata dedicata all'abbraccio, perché effettivamente un abbraccio implica una serie di tante emozioni che si possono trasmettere, un po' come certe canzoni, perché io certe canzoni poi personalmente mi regalano le stesse ispirazioni del leggere una bella poesia. E lei, tra l'altro, leggo, ha vinto una miriade di premi. Qual è stato quello che le ha regalato più emozione? Guardi, le devo dire che il premio che più mi ha fatto bene, diciamo così, è stato un quarto premio preso avuto a Reggio Calabria dall'Accademia Internazionale di Giacomo Leopardi. È stata una cosa molto, molto sentita, molto bella, anche perché sa, poi uno partecipa. Ma comunque il fatto dei premi, vede, I premi sono anche una lusinga, no? Sì, ma non è quello. Io dico sempre che il meccanismo, cioè la cosa bella, la cosa importante è quella che una persona perfettamente sconosciuta, qualcuno che non ti conosce, che non sa chi sei, apre un libro e legge qualcosa e leggendo prova un'emozione profonda, allora vuol dire che quello che io ho scritto non è proprio una baggianata. Dai, questo è il senso, cioè, è l'unico senso che io do alla verità di quello che uno cerca di interpretare del dolore, dell'amore, della vita, insomma. Devo dire che sono un uomo fortunato, perché la professione che esercito... Lei è un medico, quindi effettivamente già un'anima eletta, perché poi... No, nel senso che di medici ce ne sono tanti, pochi sono quelli che lo fanno veramente con spirito di devozione. Senta, mi faccia dire, no? Io
per esempio c'è una cosa che mi lascia sempre molto perplesso, la gente si presenta, in genere qual è l'espressione utilizzata? Piacere, io sono un medico, io sono un avvocato, io sono un ingegnere. Allora no, allora io dico sempre, io esercito la professione di medico, quello che io sono è un'altra cosa, cioè io sono Giulio De Niro ed è Giulio che ha dato, diciamo così, che interpreta la sua professione in un determinato modo. Sì, no, è importante. Giulio De Niro che interpreta anche un pensiero, anzi una serie di pensieri, sono rappresentati ne Al mio passo, è il titolo del suo ultimo libro, che verrà presentato il 6 dicembre alle 5:30 del pomeriggio al Teatro Umberto Giordano, Sala Fedora in Piazza Cesare Battisti a Foggia. Vorrei che parlasse molto velocemente del contenuto di questo libro e poi di quello che verrà fatto grazie a questo libro. Sì, certo. Allora, questa è l'ultima raccolta praticamente delle mie poesie, le più recenti, ed è un libro un po' particolare perché è un libro che nasce tra poesia e alcuni brani di prosa che mi diverto a scrivere, eccetera. Ed è un viaggio nelle mie origini, perché io devo tantissimo a questa città, a cui sono legato profondamente, io sono nato qui anche se poi sono andato via e poi sono tornato, ma sono altresì legato ad altre due bellissime città che porto nel cuore, e una è Napoli, perché mi scorre nel sangue, perché il mio papà, i miei nonni napoletani, eccetera, e l'altra è Bari, a cui io sono legatissimo da vita vissuta lì, dai miei studi, eccetera. Beh, insomma, questo è un libro, diciamo, salutiamo che racconta gli amici baresi che ci ascoltano, allora. Ma io no. Sì, è una città che io amo particolarmente. Questo è un libro che racconta d'amore, che racconta naturalmente di nostalgie, ma mai con, diciamo così, con il dolore lasciato a sé. È un dolore finalizzato, credo e spero, alla ricerca della parte migliore di se stessi. Io ho voluto, quando si scrive di poesia, io non scrivo né per vendere libri né per diventare famoso. Sì. Questo in particolare lo dobbiamo dire, il ricavato. Quindi, sì, io ho pensato, cioè il ricavato è ovvio che la serata sono invitati tutti ed è libera. Sì. Il ricavato della vendita del libro andrà all'UAL, alla sede di Foggia dell'UAL. Se mi chiede perché... Sì, no, rispondo, perché e di cosa si occupa l'UAL? L'UAL, lei sa benissimo, amici... Unione Amici di Lourdes si occupa di persone in difficoltà, di anziani, di disabili. Come mai questa scelta? La scelta è stata fatta perché io penso che una società civile sia una società che si occupa soprattutto delle persone in difficoltà e degli ultimi. E penso che chi fa il medico come me e chi scrive poesie probabilmente un occhio particolare al dolore degli uomini dovrebbe averlo. Beh, insomma, un connubio meraviglioso. Un'ultima cosa, prima di ricordare ancora questo appuntamento e di salutarla, è una persona molto gradevole. Un saluto a Robert, ce lo fa quando lo incontra? Perché è stato il mio idolo per tutta la vita e lo è ancora. Sì, quindi... è vero, ci sono lontananze di approcci familiari. Avete un cognome De Niro che... Sì, infatti, ci sono lontananze di approcci, sì, indubbiamente. Allora, la porti un bacione a Robert e ricordiamo... Io la ringrazio tanto di questa opportunità. E ricordiamo Al mio passo, Giulio De Niro, lo potrete vedere, incontrare, stringergli la mano, incontrerete anche una stupenda persona alla Sala Fedora del Teatro Umberto Giordano il 6 dicembre alle 17:30. Io la ringrazio e l'abbraccio, va bene? Io ringrazio lei, tutti gli ascoltatori e un abbraccio. Buona giornata, in bocca al lupo. Buona giornata, viva il lupo. Salve. Radio Master.